È con estrema soddisfazione che questa sera abbiamo la formalizzazione di un accordo tra Federunacom e Fiera di Saragozza per un protocollo d'intesa sullo sviluppo di iniziative comuni nell'ambito di eventi fieristici. Riteniamo che la nostra associazione, come organizzatrice di EIMA, e gli amici e i partner di Fiera di Saragozza possano in questo modo avere una maggiore opportunità di collaborazione su diversi paesi, diversi continenti, diverse realtà dove abbiamo comunità di intenti e volontà di collaborare appunto per rafforzare la presenza dei costruttori italiani, spagnoli e tutti gli altri a livello mondiale in modo da poter avere maggiori risultati e ovviamente ottimizzare le risorse, gli investimenti e le attività che possiamo mettere in campo sinergicamente. Di questo ringrazio in modo particolare i miei partner di Fiera di Saragozza e cedo volentieri la parola al nostro amico e diciamo sinergicamente firmatario di questo accordo. Buonasera, mi dispiace non parlare molto bene l'italiano, voglio parlare in spagnolo, credo che sono lingua simile, l'accordo è stato molto facile per la dimensione identica di traiettoria di differenti ferias. Feria Zaragoza è un organismo ferial organizzador di ferias come lo hace una coma, come EIMA. Nel settore agropecuario, macchinaria agricola, per produzione animale e fondamentalmente, che è l'oggetto di questo accordo, equipamento per la fabbricazione di vino e anche del settore dell'aceite di oliva. Nos conocemos ambas istituzioni, tanto Feria de Zaragoza come EIMA, una coma, desde hace, pues, me atrevería a decir, 30 años, por lo menos, Nos hemos ido encontrando en todos los mercados exteriores y tanto por el perfil de la industria italiana de fabricante de este tipo de equipos como el perfil de la industria española es un complemento importantísimo, único y creo que en este momento de necesidad de aunar esfuerzos, dada la situación económica de nuestros países, sobre todo de nuestro sector económico, intentar organizar para nuestros clientes estas manifestaciones fierísticas en el extranjero. Por tanto, quiero agradecer a Massimo Goldoni y a todo su equipo, Marco Acerbi y todos los que están detrás, pues todo el esfuerzo que han hecho para que sea una realidad, para que de verdad este acuerdo estamos seguros que va a funcionar de una forma muy importante y que pongamos a una buena parte de la industria española e italiana, pues en unos mercados donde de verdad puedan ayudarnos a empujar todavía más nuestras economías. Quiero agradecerlo muy personalmente, Máximo. Grazie, ringrazio José Antonio Vicente e direi possiamo passare alla formalità della firma. Prego, prego, cominciamo insieme. Perfetto. Grazie.
Complimenti. Questo è il tuo. Ok, perfetto. Ottimo, così abbiamo le due cose. Grazie di tutto, veramente, grazie della grande collaborazione.